Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a fine novembre. Quest'anno per la seconda volta userò un albero in vaso rispetto a quelli a radice nuda che ho usato prevalentemente gli anni scorsi. Ho esigenza di rimpiazzare alcuni alberelli che nel frattempo sono morti, erano delle nocciole, le avevo presi veramente piccoli, non ce l'hanno fatta. Quindi ne ho approfittato per prendere due qualità di pere. Scusate, si muove la telecamera perché c'ho qui, è venuto a trovarmi Lucy. Eccola qui, è la mia aiutante. Quindi ne ho approfittato, dicevo, per prendere due qualità di pere che mi potessero maturare nell'arco di tutta l'estate. Ne ho una che mi matura a giugno, questa matura a fine luglio e un'altra maturerà a settembre. E poi ho preso qualche altra qualità di altri tipi di frutti che magari dopo vi farò vedere. Questa nello specifico è una pera precoce morettino. Allora, adesso le operazioni da fare sono queste. La togliamo dal vaso e mettiamo tutto il pane di terra dentro un secchio pieno d'acqua. Nel frattempo che facciamo lo scavo, poi vi farò vedere cosa metterò all'interno. A quel punto diraderò leggermente le radici e lo metterò a dimora. Quindi adesso procedo con l'operazione. È importante fare uno scavo più grande della dimensione del pane di terra, almeno un 20 cm per lato, compreso la profondità. Soprattutto per la profondità è importante perché poi vi farò vedere quello che ci andrò a mettere poi nel fondo. Che si scalda a trapiantare gli alberi. Ok, ho finito lo scavo, vi volevo spiegare perché ho messo a bagno zolla di terra dentro l'acqua, perché così, siccome non sappiamo come è stato trattato fino adesso quest'albero, le radici hanno il tempo e il modo di impregnarsi di acqua. Io poi innaffierò ugualmente sopra la buca una volta che l'avrò interrato, però così gli diamo la possibilità di assorbire più acqua e per un po' siamo a posto, insomma. Ok, adesso proviamo la zolla di terra fin dove arriva come profondità e poi vediamo se dobbiamo ancora scavare o meno. Okay. Adesso come vedete la pianta va molto giù, di circa 15 cm, è troppo, quindi adesso dovrò riempire la parte sottostante per fare in modo che la pianta arrivi all'altezza. Questo colletto deve essere all'altezza della terra, non deve essere coperto da terra. Quindi questo va benissimo in questo caso perché sotto ci metterò uno strato di stallatico pellettato generoso. Ricoprirò tutto con la sua terra, un paio di 2-3 cm, poi farò, per riempire tutta la parte intorno, farò un mischierò la sua terra con il terriccio e con lo stallatico pellettato per renderlo un pochino più leggero il terreno. Il mio argilloso non è proprio il massimo, quindi in questo modo lo alleggerisco parecchio. Allora, ci sono varie tecniche per trapiantare un albero, io un po' ho guardato anche online, ognuno dice la propria, sicuramente sono tutti giusti. Io seguo il metodo che mi ha insegnato il contadino qui, che abita vicino a me. Abbiamo messo insieme giù 50 alberi, quindi ho visto che funziona e sto usando quello. Molti come variante cosa fanno?
mettono, prima di mettere lo stallatico, mettono uno strato di sassolini o di inerti per fare in modo che il terreno poi faccia defluire l'acqua, non assorba, ed è corretta come cosa. Io non l'ho mai fatto, adesso al momento non avevo l'inerti con me, quindi seguirò il metodo classico che mi hanno insegnato, insomma. Voi se volete provare l'altro fate benissimo a farlo. Ecco, tutto lì. Quattro, cinque manciate, dopodiché metto un paio di centimetri, 2-3 centimetri di terra, per fare in modo che le radici non tocchino direttamente lo stallatico pellettato. Non dovrebbe succedere nulla perché non brucia le piante, però onde evitare qualunque tipo di rischio di sofferenza della pianta. Adesso vediamo se l'altezza è giusta, se no aggiungiamo altra terra. Siamo ancora bassi, quindi aggiungiamo qualcosa. Ecco, così ci siamo. Questo è giusto. Adesso apro un po' le radici. Se avete un paio di guanti a portata di mano, non vi volete sporcare le mani, va bene lo stesso. Cercherò di non romperle, ma solo di separarle dalla terra. Ecco qua. Adesso cerchiamo di metterla più dritto possibile. Ok, ora sposto la telecamera, vi faccio vedere le operazioni che seguono, nel senso che adesso riempirò qui con stallatico pellettato la sua terra e il terriccio. Allora, ho iniziato a mettere il miscuglio di terriccio stallatico e la sua terra. Ho iniziato a depositarla ai lati e con un piede ho schiacciato in modo tale da evitare spazi vuoti e così anche per dare consistenza al terreno. Ora preparo il resto. Nel frattempo, scusate il fiatone, ma quando si lavora e si parla, mi permettete una divagazione poetica così mentre lavoro. Ha sempre un qualcosa di magico per me dover il trapiantare gli alberi, perché con un po' di fortuna questo albero sopravviverà a me stesso, quindi un po' di fortuna per l'albero ovviamente. Pensare che un domani mio figlio o qualcun altro che abiterà qui possa raccogliere questi frutti da un albero trapiantato da me, insomma mi fa felice, ecco, mi soddisfa la mia necessità di dover lasciare un qualcosa al prossimo. Spero che sarà mio figlio ovviamente, ma non si sa mai come va a finire nella vita. Quindi, chiusa la parentesi poetica, sì, quando sono arrivato qui non c'era nulla qua, c'era un vecchio vigneto dismesso da molti anni, la terra era incolta. Allora ci siamo messi di buona lena e abbiamo messo giù una cinquantina di alberi. Ho creato un boschetto, non c'era nulla, su circa 3-4 mila metri quadri in discesa non c'era nulla,
Abbiamo messo giù le acace che ci serviranno poi per la legna. Onestamente rimettere in piedi il vigneto non era mia intenzione, perché non ho né la cultura del vino purtroppo né il tempo per starci dietro, perché comunque è un lavoro quello. Allora torniamo a noi, diamo un'altra pressata. Ok, avanti così ancora un giro. Intanto vi dico l'operazione da fare dopo, una volta finito, è ovviamente innaffiare con 15-20 litri di acqua. Poi fare una potatura di massima, adesso poi vi farò vedere. Ed infine, quando cadranno tutte le foglie col freddo, probabilmente verso gennaio, anzi se va avanti così mai, dovremo fare poi un trattamento, io ne faccio uno soltanto, con la poltiglia bordolese su tutta la pianta. Allora lascerò qui il terreno mio in discesa, va giù, lascerò qui un colletto di qualche centimetro di altezza, anzi adesso lo creerò meglio con il resto della terra, perché mi verrà comodo poi quando innaffio, l'acqua non andrà giù. L'ultima operazione da fare poi sarà mettere uno strato di pacciamatura per difendere la pianta giovane dai rigori del freddo, soprattutto le radici ovviamente. Quindi ho del cippato che non avevo più utilizzato, quello di scarto se vi ricordate, e lo metterò tutto intorno. Questo mi aiuterà anche a tenere lontane le infestanti per un po'. Ovviamente lo fermerò con una canna o con tre canne, adesso vediamo. Ok, allora siamo alle battute finali, l'ultima manciata di stallatico, poi una decina, 10-15 litri di acqua, piano piano. Un po', ha piovuto per un paio di giorni fino all'altro ieri, quindi il terreno è abbastanza morbido e umido, ci vorrà un po'. Ok, nel frattempo che si assorbe vi faccio vedere per la potatura le operazioni che farò, adesso ve le farò vedere. Toglierò tutti i getti, toglierò i rami interni come questo qui e lascerò soltanto il calice, cioè vi spiego meglio, lascerò soltanto due rami, massimo tre, che mi aprono la pianta, questo come primo anno e per dare più forza poi ai rami che lascerò. Ovviamente, ecco, ti pareva che non arrivava l'aiutante. Russi, vieni! Perfetto, allora adesso riposiziono la telecamera, faccio vedere la pacciamatura. Questa lo faccio con il resto del cippato che avevo tagliato, che avevo creato l'altra volta. Tra l'altro questo, tanto lo sapete già, diventa humus col tempo. Ecco qua. Ora provo a fissarla con un palo.
Bene, prima di fissarla faccio la potatura. Allora, per la potatura muovo un po' così la vedete da vicino. Dicevo, le forbici le ho già disinfettate con la fiamma. Vado molto vicino a da dove nasce il rametto. Allora, provo a lasciare così. E poi su la cimo. Vi dico subito, non sono un gran potatore, quindi se qualcuno ha qualche consiglio da darmi, ben venga. Io faccio più o meno come mi hanno spiegato. Bene. Ok, adesso la leggo e l'operazione è finita. Vi dicevo, appena cadono le foglie, quindi tra un paio di mesi, una mano di poltiglia bordolese per disinfettare il tronco, la pianta e in generale tutto, e speriamo bene nell'anno prossimo. Ovviamente poi in primavera, alla ripresa della fase vegetativa, smuovo il terreno, do una buona dose di stallatico pellettato e si spera che quest'anno attecchisca. L'anno prossimo non farà frutti, nel 2020 intendo, probabilmente nel 2021 cominceremo a vedere qualche risultato se è tutto a posto. Dai, allora vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre se avete consigli da darmi vi ringrazio, me li potete scrivere con l'info box. Ecco, nel frattempo ho tolto anche quello. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo ve ne sono grato. Ah, ecco, volevo ringraziare tutti gli iscritti, abbiamo superato i 3.000 iscritti. A volte mi chiedo se questa cosa è reale o meno, nel senso che siete tantissimi per ciò che faccio io e per come lo faccio, perché non è il mio mestiere. Quindi mi fa piacere che mi seguite, mi fa piacere per come interagite con me. Per adesso ci sono stati pochissimi commenti di poco fuori luogo, quindi va bene così. E grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Se hai voglia di approfondire questo argomento, ma anche altri, puoi visitare il mio blog unorsoincampagna.com. Qui troverai tutorial, approfondimenti o semplice storie della mia vita in campagna. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.